Ciao ragazzi e benvenuti in questo episodio speciale di Potter News dedicato interamente ai nuovi Funko Pop di Harry Potter e di Animali Fantastici in uscita nei prossimi mesi. Sono davvero tantissimi. Ma prima di cominciare vi ricordo che su Pumpling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter tutte le volte che vorrete, potrete usufruire del 15% di sconto su tutti i loro prodotti. Trovate magliette potteriane, ma anche del Trono di Spade e di tantissimi altri fandom. Ma detto ciò, apriamo subito il mio portatile e cominciamo ad elencare le novità potteriane a tema Funko. Le prime forse ve le avevo già accennate in qualche video precedente, ma ragazzi, direi che è giunto il momento di riprendere un po' le fila del discorso e di fare chiarezza, perché nelle ultime settimane ci sono stati davvero tantissimi annunci, soprattutto per l'arrivo del New York Comic Con. Iniziamo da Harry Potter. La nuova wave è attesa verso Natale e sarà sempre a tema Camera dei Segreti, più o meno. E il primo pop annunciato è quello di Harry in versione pigiama da infermeria, quando era ricoverato nell'infermeria per farsi ricrescere le ossa del braccio. Infatti in questa versione Harry ha non solo il pigiama ma anche il braccio fasciato, molto molto carino, ma non lo prenderò. Poi troviamo invece Hermione che sarà esclusiva, ancora non si sa di quale negozio americano, e c'è questa piccola Hermione che prepara la pozione polisucco, che secondo me è una delle versioni più belle di Hermione che Funko abbia fatto ad oggi. Questa qui devo dire che mi piacerebbe prenderla, ma non ne sono sicuro, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ma non è l'unica Hermione presente in questa wave, perché ci sarà un'altra Hermione, questa la prenderò sicuramente, sarà un pop regular e si tratta di Hermione polisuccata, Hermione in versione gatto. Questa mi piace davvero tantissimo, è una versione che non mi aspettavo, devo dire, e invece Funko mi ha sorpreso e la prenderò sicuramente, mi piace un sacco già il concept. Ma detto questo, abbiamo anche nuove versioni di Ron, come Ron con la strillettera rossa in mano e anche Ron versione cappello parlante, quindi versione smistamento che anche in questo caso sarà esclusiva e probabilmente accadrà come nella versione esclusiva di Harry, sarà Barnes & Noble. Non è ancora confermato, ma probabile. Abbiamo anche una nuova versione di Hagrid, che però devo ammettere non mi fa impazzire, perché è esattamente lo stesso pop che già conoscevamo, hanno sostituito semplicemente un braccio, hanno eliminato l'ombrello e hanno messo la scatola con la famosa torta rossa Happy Birthday, quella scritta tutta sgrammaticata. È molto carino, lo ammetto, però mi dà davvero tanto fastidio quando Funko ricicla i pop cambiando solo uno o due accessori o addirittura in questo caso cambiando solamente un braccio. Mi sento davvero preso in giro e quindi mi terrò il mio Hagrid con l'ombrello e probabilmente affiancherò la torta che invece ho trovato in Hagrid versione 5 star, perché mi hanno fatto notare che i gadget dei 5 star stanno benissimo vicino ai Funko. Difatti ho deciso di prendere la Fanny del 5 star, quella lì sul trespolo, e di metterla accanto al pop di Albus Silente, visto che non sono riuscito a recuperare Fanny in versione Mystery Mini, che ormai ha raggiunto cifre folli, e quindi anche no, metterò proprio quella lì del 5 star, che è altrettanto bella se non di più, visto che c'è anche il trespolo. Ma detto questo, continuiamo, perché c'è anche un nuovo fantasma in arrivo dopo Mirtilla Malcontenta e dopo Nick Quasi Senza Testa. Io ho preso entrambe le versioni, Glows in the Dark, quelle lì del San Diego Comic Con, arriverà il fantasma del Barone Sanguinario. Quindi a questo punto ci si aspetta anche la Dama Grigia e il Frate Grasso. Quindi questi ormai Funko devi farli, sappilo. E detto questo, torniamo invece indietro di un film, perché troviamo anche un pop da 6 pollici che sarà Ron a cavallo del pezzo degli scacchi, quello proprio del cavallo. È molto molto bello, almeno dal concept, però secondo me costerà tanto.
farà la fine del basilisco che sarà introvabile in Europa, e sinceramente non mi va di spenderci così tanti soldi, perché pensavo arrivasse da noi col bollino exclusive e invece è arrivato ma in pochissime quantità solamente in Inghilterra. Al momento si trova solo su eBay dai 60 euro in su, quindi sto temporeggiando, prima o poi dovrò recuperarlo e non credo che spenderò altrettanti soldi anche per il pezzo degli scacchi, ma come al solito io poi mi smentirò sempre, quindi chi vivrà vedrà. E andiamo ancora avanti perché ci sono ancora tanti pop in questa nuova wave di Harry Potter, e abbiamo anche un nuovo Dobby che schiocca le dita, Dobby Snap è stato così rinominato. Anche in questo caso il solito Dobby semplicemente ha una mano con le dita che stanno per fare uno schiocco. Io mi tengo il mio che già non mi piace di suo, figuriamoci se ne prendo un altro. Ho già il mio Dobby che forse vedrete alle mie spalle, quello Mystery Mini che ho messo accanto a Lucius. Quello mi piace tanto perché è molto più proporzionato con i pop. È una mia fissa, però ragazzi, prendetela per buona. Ma detto questo andiamo avanti perché avremo anche tantissima altra roba, come ad esempio due Edwige differenti, una regular e una floccata, anche questa sarà esclusiva di un qualche store americano, ma io non li prenderò perché sono davvero troppo grandi. Edwige grande quanto Harry secondo me non ha senso, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Invece un'altra creatura che sarà proporzionata sarà Felpato, quindi Sirius Black in versione Animagus, che arriverà anche in questo caso normale e floccato, quindi peloso. Il floccato sarà sempre esclusiva di uno store, il regular no, si troverà un po' ovunque, in questo caso sarà grande il giusto e quindi lo prenderò. È arrivata anche la McGranite versione gatto, anche in questo caso esclusiva, se non sbaglio, di Books a Million, una libreria americana, ma anche in questo caso io preferisco di gran lunga il mio Mystery Mini, che è molto più proporzionato rispetto alla McGranite umana, e poi il Mystery Mini ha la forma degli occhiali attorno agli occhi, cosa che invece non è stata fatta nel pop regular, che è semplicemente un gatto riciclato da un'altra serie e ricolorato anche male. Quindi io questo qui non lo prenderò di certo. E detto questo invece passiamo a altri pop di Harry Potter esclusive. Due saranno esclusive del New York Comic Con, che sarà adesso i primi di ottobre, e troveremo Hermione col cappello parlante in versione smistamento, anche questa una volta finita la fiera si troverà nei Barnes & Noble, sarà esclusiva Barnes & Noble. Il secondo pezzo del New York Comic Con che invece mi interessa tantissimo e che prenderò di certo è Raptor, che è stato fatto con il turbante removibile e dietro la sua testa troveremo il volto di Voldemort. È davvero bellissimo, avrà questo turbante che si potrà staccare e già in tanti mi avete chiesto dove trovarlo. Al momento non si sa dove arriverà, anche perché si tratta di un'esclusiva Faye, quindi non il solito Topic che arriverà sicuro su MP. In questo caso non sappiamo se arriverà su MP, può essere di sì, può essere di no. È già in preordine in diversi store, ma io credo che lo prenderò da Pop Culture, che è un sito australiano, e in quel caso solitamente queste esclusive arrivano subito, e però bisogna stare un po' attenti perché c'è la possibilità di dover pagare dogana, importazione, quindi la spesa si alza parecchio. Quindi in questo caso bisogna scegliere se averlo subito e sicuro, ma spendendo di più, solitamente sopra i 30 euro, oppure se aspettare che arrivi in uno store italiano, nelle fumetterie o nei vari store che lo hanno in preordine a prezzi un po' più bassi. Quindi ragazzi, fate un po' voi i vostri conti e cercate di capire quanto ci tenete ad averlo subito questo pop. E andando a chiudere il discorso Harry Potter, abbiamo l'ultima esclusiva che è sempre BAM, quindi Books a Million, e si tratta di Seamus Finnegan. Seamus Finnegan in versione esplosione, visto che lui nei primi film faceva saltare in aria qualsiasi cosa, abbiamo questo Seamus tutto bruciacchiato in faccia, sporco di fuliggine, con i capelli sparati in aria, davvero molto divertente, molto carino. E questo qui lo trovate già su Pop Culture, sempre quel sito australiano, lo trovate lì in preordine, ma sicuramente lo trovate anche nei vari negozi italiani. In questo caso non è un'esclusiva di un Comic Con, quindi in teoria dovrebbe essere un po' più semplice da recuperare anche nei negozi italiani.
quelli, diciamo, specializzati in Funko Pop. Ma detto questo, chiudiamo il discorso Harry Potter e passiamo a quello Animali Fantastici, perché abbiamo un nuovo piccolo esercito di Newt. Infatti, per cominciare, abbiamo un Newt Scamander regular, però di questo Newt è presente anche il primo Chase di Animali Fantastici, ma anche di Harry Potter in generale. In questo caso abbiamo il Chase di Newt che tiene in mano la copia di Animali Fantastici e Dove Trovarli, quindi il suo libro, mentre in quella regular tiene in mano semplicemente la bacchetta magica. Io l'ho già recuperato e, qualora lo voleste, lo trovate su Mini Big World Collectibles in abbinamento al pop normale. Vi lascio il link sotto in info box. Ma è stata fatta anche qualche altra versione di Newt, come ad esempio quella lì con la cartolina di Parigi tra le mani, che è esclusiva dello store Michaels americano, e poi abbiamo anche un'esclusiva Barnes & Noble che è molto molto carina. Si tratta di Newt che sta uscendo o entrando nella sua valigetta. Troviamo la valigia aperta poggiata a terra con Newt infilato al suo interno fino alle ginocchia, davvero molto molto carino. E abbiamo ancora in questa nuova wave il giovane Albus, che è un regular. Abbiamo finalmente il pop del Testral e il pop del Chupacabra, che sicuramente sarà nel nuovo film Animali Fantastici, Crimini di Grindelwald. E la versione regular di questo Chupacabra sarà con le fauci chiuse, mentre la versione esclusiva Hot Topic sarà con le fauci spalancate. Ma avremo anche Pickett, in questo caso un pop che io probabilmente non prenderò, perché Pickett lo trovo enorme, paragonato a Newt è davvero grandissimo, può avere senso acquistarlo per chi magari vuole farci un cosplay o comunque vuole metterlo esposto non accanto a Newt Scamander, visto che in quel caso abbiamo Newt con Pickett uscito l'anno scorso, che era molto molto carino, e in quel caso Pickett era proporzionato al personaggio di Newt. Ma abbiamo anche il B-pack con i baby snaso, anche in questo caso molto belli, ma pensavo fossero dei mini pop, invece sono dei pop grandi, normali, quanto il vecchio snaso, e sinceramente non mi fanno impazzire. Spero anche in questo caso di recuperare le versioni più piccole, o misteri mini o portachiavi, così da abbinarle al Funko Pop di Newt e avere tutto un po' più proporzionato. E questi baby snaso sono usciti anche in una colorazione alternativa per Box Lunch, quindi un'altra esclusiva. Abbiamo anche uno snaso con l'orologio in mano da ben 10 pollici, questo si trova già facilmente anche da GameStop, ma io non l'ho preso, ragazzi, troppa roba, ho deciso di essere un po' più oculato nelle mie spese. E poi ancora un'altra creatura che vedremo nel nuovo film, che si chiama Matagot, ed è una sorta di gattone nero ed ha gli occhi glows in the dark, quindi questo qui lo scopriremo meglio nel film. E poi abbiamo anche lo Fooper, spero si dica così, ma sicuramente non è così, lo vedremo anche in questo caso nel film, e lo abbiamo in due versioni diverse. Una versione regular esclusiva Funko Shop, quindi non arriverà mai in Europa, non arriverà soprattutto mai in Italia, e lo stesso pop floccato invece è un'esclusiva di Kohl's, un altro negozio americano, in questo caso lo trovate già in preordine su Pop Culture, sempre il sito australiano. Naturalmente, ragazzi, come vi ho detto, importazioni, dogana, può richiedere davvero diverse spese, quindi vedete un po' voi se ordinarlo nei canali italiani oppure se prenderlo direttamente dall'Australia. In ogni caso sarà un pezzo comunque di difficile reperibilità. Io spero di riuscire a portarlo sul canale e di prenderne già uno, mi sono un po' mosso in questo senso. E alla fine un'altra esclusiva per Walmart, in questo caso sempre americana, e si tratta del Mooncalf. Il Mooncalf è quella sorta di capretta nera con gli occhi giganti a palla, molto molto carina, mi era piaciuta tanto quando si è intravista nel primo Animali Fantastici, spero che la faranno vedere un po' di più anche nel nuovo film. E anche in questo caso, ragazzi, non sappiamo se e quando arriverà in Europa e soprattutto in Italia. Anche per Animali Fantastici
una nuova uscita a New York Comic Con esclusiva e si tratta dell'Augurei o Augurai o ragazzi in un altro modo, non so assolutamente quale sia la pronuncia corretta, lo vedremo nel film. Anche questo qui sarà difficile da reperire, sarà un'esclusiva per Amazon America e vedremo se sarà possibile acquistarlo su Amazon americano, se arriverà su Amazon Italia. Non lo sappiamo, solo il tempo ci darà delle risposte. E ultima novità, invece, in campo Funko Harry Potter, è in arrivo una box a sorpresa da GameStop, esclusiva GameStop, dove sarà possibile trovare all'interno, anzi si troverà sicuramente, il Funko Pop di Sirius Black versione Azkaban. In più ci sarà anche una matita con la testolina sopra incastrata, quella lì del nottetempo. Poi avremo la possibilità di trovare un Mystery Mini e anche il 5 Star di Harry in versione Quidditch. Per quanto riguarda il Mystery Mini, sarà possibile trovare o Piton versione Molliccio oppure la professoressa Kuman, in questo caso uno dei due personaggi. E invece per quanto riguarda il Pop di Sirius Black, anche in quel caso sarà possibile trovare il Chase di quel Pop, che sarà in versione sepia. Un paio di mesi fa era arrivato anche il piccolo Tom Riddle in versione sepia, c'è chi è piaciuto, c'è chi non è piaciuto. In questo caso si dice che la probabilità di trovare Sirius sepia sia di 1 su 2, quindi la metà esatta delle box presenti da GameStop dovrebbe essere una versione Chase, l'altra metà una versione regular di Sirius Black. Io preferisco la versione regular, ad essere sincero, anche se penso che non la prenderò, non sono sicurissimo, visto che ho già un Sirius Black nella mia collezione, ma tra i due forse preferisco di più il regular e non si sa quale dei due Mystery Mini si troverà in abbinamento a quale di questi Pop, perché probabilmente col Chase si troverà uno dei Mystery Mini, col regular l'altro, non credo saranno random. Bene ragazzi, detto questo direi che per ora abbiamo finito con le novità a tema Funko di Harry Potter e Animali Fantastici. Come avete visto forse erano ben più di 32, addirittura 34, e quindi dobbiamo prepararci a mettere mano al nostro portafogli. Fatemi sapere sotto nei commenti quali prenderete, quali non vi piacciono, quale vi piace di più. Fatemi sapere tutto quello che vi passa per la testa, fatemi tutte le domande che volete. Io sono qui per rispondere a tutti i vostri dubbi. E ragazzi, mi raccomando, seguitemi su Instagram perché lì vi do tutte le novità in tempo reale, tutti i nuovi Funko disponibili per l'acquisto. Infatti segnalo sempre su Instagram quando arriva un nuovo pezzo in qualche shop o negozio, quando c'è qualche promozione. Quindi Antonio Seria su Instagram. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine e noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Ciao!